succede che noi non è che non conosciamo la nostra azienda, non la conosciamo con gli occhi di chi è esterno alla nostra azienda, che spesso e volentieri fa tutta la differenza del caso, perché ci sono dei casi in cui si tende a sopravvalutare la propria azienda, ma sono una piccola parte. Nella stragrande maggioranza dei casi noi siamo molto severi con noi stessi, con la nostra azienda, e non vediamo invece dei punti di forza che paradossalmente chi è all'esterno, o comunque il mercato, di sicuro vedrebbe e sono certo apprezzerebbe. Perché? Perché sono quegli elementi che consentono di fare la differenza. Non solo, ma spesso e volentieri che cosa succede? Succede che l'imprenditore, semplicemente perché, ma tanto questa cosa la fanno tutti, quindi non è nulla di diverso rispetto a quello che fanno tutti, rispetto a quello che fanno tutti gli altri, non lo dice, non lo comunica. In realtà non è importante se lo fanno o meno tutti quanti gli altri, in realtà è importante comunicarlo, tant'è che quando capita che noi siamo chiamati ad andare all'interno di alcune aziende, ovviamente nella nostra consulenza iniziale, soprattutto aziende magari più strutturate, scendiamo proprio nel dettaglio di quelli che sono i vari step, i vari plussi di lavoro, proprio per trovare quell'elemento differenziante da inserire all'interno di quella che è la nostra comunicazione. Perché? Perché ancora una volta chi fa questo lavoro tutti i giorni pensa che tutto sia normale, che tutti lo facciano. In realtà può anche darsi che sia così, ma ci sono comunque dei passaggi, delle fasi all'interno del come si gestisce il cliente, della produzione, di come si producono, ovviamente nel caso in cui sono delle aziende che producono, che differenziano quell'azienda rispetto a tutte quante le altre. E questi sono gli elementi, i punti di forza visti da un esterno che devono essere messi in leva attraverso il marketing.